in amore c'è una grande libertà, forse troppa. Per cui per un giovanotto mettersi con una ragazza è molto facile. Anzi, è spesso la ragazza che prende l'iniziativa. Invece, quei poveri nostri padri dovevano sudare 7 camicie prima di coronare il loro sogno d'amore. Prima bisognava fare una corte spietata. Poi si incominciava a rilevare le proprie intenzioni indirettamente, per esempio con una serenata. Poi si mandavano delle letterine con le quali si otteneva un appuntamento. I primi appuntamenti avvenivano sempre all'insaputa di tutti, però in compenso lì si davano il primo bacio. Ma se faceva tutto l'uomo, qual era il ruolo della donna? In apparenza la donna aspettava passivamente, ma in realtà era lei che manovrava tutto. Infatti era lei che con 1000 trovate e più impensati raggiri riusciva sempre a trovarsi fra i piedi dell'ingenuo giovanotto. La prossima canzone ci racconta come lei andasse all'Ort a cogliere Rucchetto e Manducce per incontrare Sor Cucce. Ma ci pensate voi alla disperazione dei poveri genitori di quella ragazza costretti a mangiare tutti i giorni montagna di verdura insalata? Ecco a voi l'antico canto popolare all'Ort. Aspetta, me metta a parlare.